Benvenuti su In Risposta Scombo, tredicesimo episodio. E anche oggi, Simo, siamo in compagnia di Jacopo. Ciao a Buonasera a tutti. tutti. Proprio lui, Jack Reyes. Richiestissimo, Sono Jack richiestissimo, Reyes. raga. No, Senza però clochard questa volta. no, questa volta siamo partiti puliti. Puliti come il tema di oggi. Cioè, le sanzioni. Beh, comunque l'idea era che appunto in risposta a Scombo vi è piaciuta moltissimo la puntata scorsa, anche e soprattutto grazie a Jacopo, la sua parlantina, la sua simpatia e così via. Noi non c'entriamo Soprattutto la quasi, parlantina. quasi niente, io e Fabrizio. Per E questo è andata quindi bene, Simo. Siamo stati zitti. noi eravamo davanti a un bivio, perché onestamente ci piace sempre portare contenuti nuovi, no? Quindi io avevo subito parlato con Fabrizio, gli ho detto, vabbè, allora la prossima facciamo senza ospite, no? E lui era d'accordo, però le vostre domande, la vostra passione sono state talmente tante che abbiamo detto, però poi se passa tempo e gli facciamo fare le domande al judge tra 4 mesi, quando lo richiamiamo, non va bene. No, Quindi no. Poi era via, fresca, via fresco il dente di argomento. l'argomento. Vediamoci subito questo dente, allora. Esatto, Esatto, subito, esatto. subito. No, a parte gli scherzi, sì, il concetto è stato diamo continuità alla puntata della scorsa settimana, come questo fosse la parte 2 di questa epopea nel ruling di Magic. E poi, tra l'altro, le domande che sono state fatte sono tante e sono anche interessanti. Io ho lasciato un commento dicendo che purtroppo non credo riuscirò a rispondere singolarmente a tutte perché mi consumerei le dita. E quindi ho detto è molto meglio. Questo non Tante ti fa domande. onore, Jack Layers, perché io rispondo a tutti i commenti anche sul canale Zio Garbe, vero È zio? vero, tutti Solo da rispondono ai imparare. commenti sul mio canale tranne che io. Allora sì, Questo è non mi fa imparato da zio. onore, questo non mi fa onore. Questo No, dovrebbe no, quando imparare. riesco rispondo Oggi, tra sempre. l'altro, non la può vedere Nope. Iago, però maglietta No, importante. io l'ho vista benissimo invece, è Ah, la mia sì, maglietta esatto. preferita. Esatto. Mannaggia, sono l'unico red player qua. Ah, grande. che lo dicevamo offline, no? No, come, o comunque si dica che io sono un giocatore prevalentemente di blu-bianco e quindi sono una Un brutta bel persona. judge. Sono una bruttissima persona. Pronti? Quindi, sanzioni. Io di sanzioni non so veramente niente. Fabrizio, tu sai qualcosa No, no, di io sono sempre stato molto pulito. Io, Non... Ho allora, nella mia preso poche carriera. note a scuola anche. Allora, a scuola non lo so, No, no, adesso non è vero, a io. scuola ne ho prese parecchie, al Sì, no, io poche mi liceo. sa, io poche, però ho fatto scuole private, quindi magari insomma non le davano tante. Invece, per quanto riguarda la mia carriera magicistica, allora, fino all'anno scorso, e ho iniziato a giocare competitivo da Scars of Mirrodin, vi ricordo, non avevo preso neanche mezza sanzione per decklist. Invece l'anno scorso mi hanno dato un game loss per decklist per una ruling che tra l'altro io neanche sapevo e Vero? che avevano sempre fatto in maniera diversa. Sì, te lo dico veloce, perché la lista tu la devi consegnare entro il primo turno, entro l'inizio del primo turno. Quindi giocavi costruito. Gioco costruito, sì, chiaramente Ok. gioco costruito. Mentre si era sempre fatto anche nei tornei, ero a una Kingdom del Galactus, si era sempre fatto entro la fine del primo turno. Tant'è che io, sai, con i bambini, mia moglie, devo fare le cose, arrivo sempre all'ultimo di corsa, mi metto lì che la lista la faccio mentre gioco e poi la consegno. Era sempre andato bene, ma siccome quello era un pre-PTQ, allora l'arbitro disse no, era entro l'inizio, game loss. Ho perso la partita, previti quando è andato male. Quindi questa è l'unica volta che ho preso una sanzione per decklist. Invece, per quanto riguarda come si chiamano? I warning, allora penso che di averne presi in tutta la vita tre, però di cui due allo stesso torneo. Questo mi ne ho preso uno proprio un sacco di tempo fa, tipo non sapevo un ruling, neanche mi ricordo, mi hanno dato un warning, io non sapevo neanche che cos'era, accetta il warning, sì. Poi non ho presi mai, ma mai, anzi tanti l'hanno preso i miei avversari, e invece l'anno scorso GP Copenhagen ne ho presi due nello stesso torneo, e uno per un ruling che non sapevo proprio, che non sapevo, cioè incredibile, sapevo che funzionava la cosa in un modo. Aspetta, che forse mi ricordo pure la carta, però era una questione di colori.
Ah sì, ho pagato Ogak, allora, Ogak ha sia Delve che Convoke, Sì. ma Convoke non può essere pagato, cioè scusami, Delve non può essere pagato il mana colorato, solo il mana in colore. Sì. Io ho pagato Delve con le creature dal cimitero. La cosa Cioè, hai sì, pagato ormai si il fa. colore con le creature del cimitero. Sì. Ho pagato Sì, il colore di Ogak con le creature dal cimitero. ok. Ha delvato la parte colorata esiliando cose Sì. meglio. Una cosa simile. E non mi Quindi ricordo l'altro, ma sempre lo stesso turno, due warning, quindi al terzo tipo mi eliminava, non mi ricordo. di Tanto solito la spiega un redazione po' come kill, funziona, ok. perché c'è al terzo warning, ciao ciao torneo, giusto? No, per fortuna, perché No. se no, no, allora, l'argomento è estremamente variegato e, come dire, complesso. E una cosa appunto che mi piacerebbe fare è distruggere tutta una serie di falsi miti che si sono venuti a generare negli anni che, diciamo, hanno portato tanti giocatori a farmi domande del tipo, già, appunto, ma se io prendo tre warning poi mi sospendono? O cose del Nota in genere. classe e poi Sì, lettera ai esatto. genitori. Poi, no, il problema sono gli esami di riparazione a Ah, settembre, in quel caso. ok. Però di base, no, diciamo che tu hai commesso un errore di gioco, ok? Quindi non so quale fosse, hai tappato male per mana o cose del genere. Ok, quindi se tu prendi tre warning per errori di gioco nella stessa categoria di infrazione, allora il terzo e tutti i successivi subiscono un upgrade e diventano partite perse, game loss. Ah, non esclusione al torneo, però game loss, neanche match loss, game loss. Ok. Ah, Diciamo. questo è interessante però. Cioè, c'è una nube di cose che anche i giocatori che Sì. partecipano ai tornei dicono: Allora, io non guarda. bara, non faccio nulla, quindi spero di non dover scoprire queste cose. Esatto. Invece purtroppo ti capita perché quando il rel. Infatti, stiamo, secondo me, affrontando troppi argomenti insieme. Intanto non abbiamo detto che cos'è un warning. Andrebbe Vero, vero. spiegato forse. Che Esatto. cos'è un warning? Allora, il warning è l'infrazione più leggera, anzi la penalità, non l'infrazione, è la penalità più leggera che un giocatore può subire in conseguenza di un errore che ha commesso in sedia torneistica di gioco o per altre ragioni. E questo, il warning rappresenta di per sé appunto un'ammonizione ed è un reminder che facciamo al giocatore dicendogli: guarda, qui hai sbagliato, ne teniamo traccia, perché ovviamente tutte le infrazioni che vengono commesse con relativa penalità vengono riportate sul software e associate al giocatore, ed è un modo per dire: guarda, gioca più attentamente, sai che questo è sbagliato, non lo fare di nuovo, per permettere sia all'avversario che a lui di avere un'esperienza più pulita, più divertente e al tempo stesso anche educare le persone a come si gioca a Magic nei contesti torneistici, competitivi o professionistici. Poi, diciamo, questa. Sì, scusami, Simo, dimmi. No, tranquillo. L'infrazione, la penalità subito successiva come gravità è il game loss, la partita persa. O sopra quella c'è il match loss, cioè l'incontro perso, che viene dato in situazioni abbastanza rare, succede ma non è così frequente. E più grave del match loss dell'incontro perso c'è soltanto la squalifica. E quindi la Ok, rimozione al torneo. queste sono le diciamo penalità. Molto bene che ci hai spiegato tra virgolette la scaletta, la scala Mercalli delle penalità. No, invece dicevo perché quello che succede ai giocatori, soprattutto i giocatori nuovi, entrano in un negozio e trovano un determinato tipo di tornei dove, tra l'altro, voglio dire, se vanno al pre-release è super amichevole il clima, si spera, Si spera. ovviamente. Dipende, Dipende, ma dipende. Io i pre-release ho il coltello cioè fra i addolorato, cioè denti. proprio lo garbo è lì con le carte Soprattutto pulite quello in 2 faccia. contro 2, raga, io avvelenatissimo. No, scherzo, scherzo. No, è Però vero. Dicevo, è però vanno allo stesso negozio, giocano un altro tipo di evento, cambia tutto. C'è il judge che non avevano mai visto. Un po' la figura del judge viene vista come quella del professore che gira nei banchi. Tra l'altro, io ho sempre, per quanto riguarda i GP, ecco, Limited, mi è sempre veramente, io ho la fissa che i GP siano come gli esami universitari, cioè la stessa identica situazione. Perché devi andare lì la mattina presto e stai rovinato, uguale agli esami universitari. Vai lì e cerchi nei quadri il tuo nome. Uguale, perché dov'è il posto, dove devo me, quale aula, ti metti lì e ti metti al tuo posto.
dopo che hai fatto questa cosa ti arrivano le carte, che sarebbe il compito fondamentalmente da certo, svolgere, metterle insieme, e ci sono i judge che camminano solitamente con le mani cinte dietro la schiena. Questo è un classico, dai. Lo vedi che è un classico? Esattamente come i professori e gli assistenti durante un esame, che si mettono lì e guardano se qualcuno sta copiando in verità lì e se qualcuno sostituisce una carta, perché chiaramente, lo dico per i GP liberi, il GP costruito è un filo più tranquillo, cioè nel senso, alla fine nel GP limited, se tu prendi veramente una carta esterna e la metti nel tuo pool, fai un grosso danno, cioè fai un grosso danno, fai una grossa barata e prendi un grosso vantaggio. Ho visto cose incredibili. E ce le racconti? Ecco, adesso ce le racconti, infatti. Poi però no, voglio certo parlare appunto della differenza dei tornei e di questa cosa fantastica chiamata REL, perché questi i nuovi giocatori lo devono sapere. Ma prima raccontami le cose incredibili che hai visto. Perché questo allora, il sostituire carte nel proprio pool quando si partecipa a un torneo limited è una delle cose alle quali cerchiamo di fare più attenzione, ed è il motivo per cui esiste tutta una serie di restrizioni che noi applichiamo in quella fase del torneo, proprio per ridurre al minimo la possibilità che cose del genere succedano. Per dire, in anni recenti cos'è che si fa? Quando si ricevono le nostre sei bustine da aprire, la prima cosa che si fa è una metà della sala apre le sue buste e mostra il contenuto delle buste al giocatore seduto davanti a loro, per dare un'idea di massima di cosa effettivamente sto sbustando e per avere un testimone del fatto che le rare che ho sbustato o le non comuni siano effettivamente quelle. Onde evitare appunto che chi è davanti a te noti che tu allunghi una mano nello zaino e tiri fuori delle buste che non sono quelle che ti ho dato. Che poi questa cosa qua è cambiata nel tempo. Sì. Io ho fatto i primi GP ormai 10 anni fa adesso e trovo che sia intelligente. Non so come non vi è venuta in mente prima. È fantastico che io listo il tuo mazzo, non c'è possibilità di... come fai? Guarda, allora, la cosa si è evoluta, se vuoi ti dico anche il turning point quanto è stato, perché fu con Modern Masters, col sì, primo set di Modern Masters. Allora, prima di quella fase, quello che succedeva è che io prendevo le mie buste, aprivo, listavo le mie buste sulla lista, quindi segnando tutte le carte che avevo trovato, tutti i pool finivano in uno scatolone, e poi quelle carte venivano, cioè quei pool venivano redistribuiti casualmente fra tutti i partecipanti. Quindi quello che succedeva era che tu aprivi delle carte bellissime e finivano nelle mani di qualcun altro. Quindi da un punto di vista di integrità di torneo quella cosa era al massimo, perché non avevi nessun incentivo in quel momento a aprire buste che non fossero quelle date o aggiungere carte, perché tanto quelle carte non le avresti giocate, quindi ti limitavi a aprirle e a listare. Quando però venne fuori Modern Masters e cominciarono a volare Tarmogoyf, Foil, cose del genere, la gente cominciò a sentirsi in difficoltà se scegliere di prendere parte all'evento e quindi passare quel bellissimo Tarmogoyf Foil che avevano appena sbustato, oppure giocare l'evento, cioè, oppure ritirarsi dall'evento e tenersi la carta che avevano sbustato. E quindi si è deciso di trovare una soluzione diversa che garantisse comunque l'integrità, ma permettesse al giocatore di non dover scegliere se prendere parte a un GP oppure no. E era una scelta veramente pesante, onestamente. E quindi è stata inventata questa nuova dinamica dove io faccio vedere le carte all'avversario, listo le carte, l'avversario, scusami, la persona davanti a te, listo le carte che lui ha trovato e lui fa lo stesso con me, e poi ci restituiamo i reciproci pool e costruiamo con quello che effettivamente abbiamo sbustato, che è molto più, diciamo, easy per i giocatori, specie le prime armi. Immaginate un nuovo giocatore che è emozionatissimo, apre carte fortissime e poi gli dicono bene, bravissimo, però queste vanno a un giocatore a caso, perché ne arrivano altri. Sì, non è un'ottima esperienza, ma io voglio sapere cosa hai visto per la gente che provava a barare. Cioè, che ne so, da dietro l'orecchio, dalla mano. Allora, c'è stata una situazione locale qua in zona toscana di un giocatore che si era portato letteralmente le buste da casa, e era stato molto, molto poco furbo, perché aveva messo carte di qualsiasi set legale in quel limited nella stessa busta. Ok, quello è un bel companion foil, tra l'altro, che vedono comunque, solo da YouTube. Esatto, e praticamente aveva messo, era credo all'epoca di Ixalan, e quindi aveva messo tutti i remover più forti di quei colori dentro una busta che però era di un set diverso. Quindi lui ha aperto la busta, era assolutamente un genio. Un altro aspetta, perché ce n'è uno che ha fatto una cosa migliore. Durante un GP, era un evento limited, ma non il main event, era un evento secondario,
ci chiamano al tavolo perché dice: Giudge, il mio avversario ha tutto il pool in inglese, ma quelle carte sono in italiano. Ma no. Com'è possibile che da quella bustina, dalle bustine in inglese che ti abbiamo dato, siano uscite carte in italiano? Spiegami, amico mio, com'è possibile? Com'è successo? Madonna. È veramente, io ho visto cose che poi umani. Carina questa della lingua. È stato incredibile. Ma se ne sono sentite tante, sì. Gruppi Facebook relativi, insomma, anche giocatori conosciuti, nomi abbastanza famosi, che in questa cosa del torneo limited proprio cercano di sguazzarci, perché chiaramente, insomma, adesso c'è questa nuova modalità che, ripeto, mi sembra infallibile, a meno che tu non capiti seduto davanti a un tuo amico. Esatto, ed è una chance estremamente bassa in un evento da 2000 partecipanti, diciamo che... Un evento da 2000 partecipanti. Insomma, dicevo, comunque, il nuovo giocatore si presenta al negozio, gioca, perché è tutto tranquillo, perché il REL non è competitive, poi c'è un altro evento a cui lui vuole partecipare, un pre-PTQ, che forse adesso non esistono neanche più, e trova che tutti invece sono molto più rigidi perché il REL è competitive. Che cosa significa REL? Cosa vuol dire questa distinzione? E quali eventi hanno uno? Quali eventi hanno l'altro? Cioè, come Allora, il REL è un acronimo di Rules Enforcement Level, ovvero a che livello di competitività, viene applicato in quel dato evento. Di solito i REL sono per l'appunto tre: abbiamo l'amatoriale, il competitivo e il professionale, e il professionistico, professionale non mi sembra, e mi hai confuso col discorso della scuola prima. Mi piace la metafora magic, l'università. Come se fosse Hogwarts, un'università della magia. Bravo, mi piace molto questa. Allora, il REL amatoriale è il REL che normalmente viene applicato appunto a eventi come i pre-release, i Friday Night Magic, ed è un REL pensato per permettere alle persone di giocare al gioco preoccupandosi solo del gioco in sé, quindi divertirsi, passare un'esperienza piacevole, concentrarsi appunto sul divertimento. Tant'è che, a onor del vero, qualsiasi evento gestito a REL amatoriale non dovrebbe avere niente in premio. Cioè non ci dovrebbe essere nessun incentivo. I pacchetti, quando almeno così funzionava in qualche tempo fa, immagino sia ancora così, quando tu partecipi a un pre-release, la Wizard dà il box da dividere tra i giocatori perché possono costruire il mazzo, e poi dà due bustine a partecipante, lasciando la libertà all'organizzatore di distribuire quelle due bustine in un eventuale top 8. Ma l'idea di base sarebbe che ogni giocatore partecipando a un pre-release dovrebbe avere le sei bustine più due bonus dade, perché stiamo festeggiando il nuovo set. Non mi è mai successo nella vita, Prost. Quella è la fregatura, perché nel momento in cui tu generi un incentivo, la gente comincia a mettersi il coltello fra i denti, perché non sta più giocando per giocare, sta giocando perché potrebbe vincere qualcosa. Come lo zio Garbe l'ha detto esatto, lui. Esatto. Ai pre-release, no, rimangio tutto. Dai, pre-release 2 contro 2 è una delle esperienze più belle. Non andate a giocare dove gioca lo zio, ragazzi. No, non dire così. E, cioè, di base dovrebbe essere così, quindi tu giochi, sai già che hai vinto due bustine solo perché partecipi, e giochi, hai il nuovo set, apri le carte e via dicendo. E addirittura il Friday Night Magic, che dava in palio le promo del Friday Night, potevi distribuire quelle carte come volevi, non necessariamente a chi vinceva il torneo. Potevi darle a chi volevi, anche a tutti i partecipanti, se avevi scorte, capito? Quindi l'incentivo e lo scopo dell'amatoriale è solo quello: ci divertiamo. Basta, è solo quello. Laddove invece compare un incentivo, un premio, un qualcosa che effettivamente possa indurre il giocatore a voler essere più competitivo, è appunto il REL Competitive, dove proprio perché c'è un incentivo e le persone potrebbero voler ottenere quel premio in ogni modo, e quindi dove c'è anche il rischio che qualcuno faccia cose losche, compare un altro documento, un altro documento a fianco della regola di gioco, che sono appunto le IPG, la Infraction Procedures Guide, ovvero le infrazioni. Quindi le infrazioni non ci sono a REL non competitive? No, a amatoriale non esistono. Cioè, è possibile dare delle penalità, sono previste, ma soltanto... È prevista la squalifica, perché se un giocatore bara amatoriale è perfino peggio che se bara a un evento competitivo, perché
perché stai barando un evento amatoriale, oltretutto che non vinci niente. Vabbè, sono questi ibridi che non mi convincono. Cioè, spiegami. Nel senso, comunque, abbiamo fatto l'esempio del pre-release, ma un torneo organizzato dal negozio. Sì. Ok. Come si posiziona? Competitive o non competitive? Con premium, allora, palio? Dipende dal negozio. Allora, se il negozio sta, diciamo, organizzando degli eventi che fanno parte del circuito premium della Wizard, come erano i preliminari PTQ un tempo, il rule enforcement level di quel torneo è stabilito dal torneo stesso, quindi non può essere fatto un PTQ a livello amatoriale, deve essere per forza competitivo. Se un negozio decide di organizzare un torneo, diciamo, privato, quindi averlo comunque sanzionato, ma senza farlo rientrare in uno dei circuiti previsti dalla Wizard, è a scelta dell'organizzatore, in base ai giocatori che ha. Chiaro. Quindi va poi al negozio la scelta di che... Esatto. Ok, esatto. Chiaro. Diciamo, le cose difficili spesso sono quando un negozio decide di gestire un evento a livello competitivo, ma manca una figura che poi applichi le regole previste da quel genere di evento. Perché in mancanza di un arbitro è l'organizzatore l'arbitro dell'evento, però diciamo, può venire a mancare la formazione, certo, dal punto di vista di infrazioni, di penalità e via dicendo, e quindi spesso ho sentito di situazioni borderline, sono stato anche chiamato alle volte da organizzatori che non sapevano fisicamente cosa fare per gestire delle problematiche che erano insorte nel loro evento. Certo. Senti, parliamo proprio, vabbè, al di là eventi non eventi, dei bari. Cioè, nel senso, esistono purtroppo delle persone che a livello di mani sono dei maghi e riescono a fare cose incredibili. Questa volta non faccio né nomi né esempi, perché poi sennò sarebbero riconducibili e mi spiacerebbe, però ho visto persone venire squalificate e essere cacciate per sempre dai negozi perché fanno delle cose, appunto, magiche, magiche, veramente magiche. E cioè, come fanno i judge, che già devono avere una cultura comunque, insomma, molto improntata a tutti i regolamenti che dovete sapere, tutte le carte, tutte le interazioni, il gioco, adesso abbiamo parlato delle penalità, anche a riconoscere questa gente che veramente è capace di fare cose incredibili, cose molto strane. Cioè, nel senso, voi non avete una formazione su questo, credo, no? Allora, la formazione ce l'abbiamo. Ah, sì? Sì, nel senso che comunque uno dei più grandi strumenti che abbiamo per la formazione sono appunto le conferenze, articoli, conferenze, seminari, via dicendo. Quindi tante volte sono stati organizzati seminari in cui simulavamo delle situazioni che dovevano essere risolte dagli arbitri che prendevano parte appunto al seminario, nell'ottica di il giocatore in questione ha barato, non ha barato, come possiamo capirlo, che elementi raccogliamo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è al di là della formazione da un punto di vista puramente teorico, quindi appunto i documenti e tutto, il primo vero strumento che noi arbitri abbiamo per cercare di venire a capo di queste situazioni siete voi, sono i giocatori. Nel senso, è indispensabile che quando succede qualcosa in una partita o anche al di fuori di una partita che non vi convince appieno, perché vi ha lasciato un dubbio, perché non sapete se effettivamente funziona così o non avete capito cosa è successo, alzate una mano e chiamate un arbitro. Questo è un messaggio importantissimo. Questo è un messaggio che facciamo passare continuamente. Perché nessuno fa, perché poi alla fine fa tutti paura. Perché tutto che sai che fai lo sbirro, scusate la parola. No, è vero. No, però il concetto in mezzo alla stanza, chiamare judge, comunque magari il giocatore di Magic medio è un po' timido, ha paura di farsi vedere in difetto in un mind game con l'avversario, ma non sei in difetto, esatto, però non sei davvero in difetto, e questo è il concetto che deve passare. Cioè, allora, fa parte di Magic questo. Sì, cioè quando un giocatore prende parte a un evento competitivo o professionistico, gli eventi competitivi e professionistici che hanno uno staff arbitrale, il giocatore in questione sa che lo staff arbitrale è uno strumento che egli o ella ha a disposizione per poter avere la migliore esperienza di gioco possibile. E il nostro scopo è questo. Io una volta, ricordo, presentai un seminario dove presentavo noi arbitri come i maggiordomi dell'evento.
siamo un po' gli Alfred di ogni singolo evento, cioè quello che noi facciamo. Quindi mi hai dato del Batman? Bravo, hai fatto bene. Non pensavo di non essere scoperto. Sono Batman! Perfetto. Cioè, il punto è questo, quando, e questo è veramente un messaggio importante, l'arbitro è un facilitatore del gioco, sia perché abbiate un dubbio su una regola, sia perché qualcosa di strano è successo, non sapete come funziona qualcosa, noi siamo le uniche persone da interpellare, perché chi è seduto davanti a voi non è la persona migliore a cui fare domande in un contesto competitivo. No. Quindi, se qualcosa succede e non siete sicuri, chiamate un arbitro. Capisco che sia la difficoltà psicologica di farlo, perché come dicevi tu, Simone, cioè, oddio, mi sento che sto chiamando un poliziotto, potrei essere additato come il giocatore rompiscatole, sì. Esatto. Però ve la posso porre in due modi. In primis, nell'ipotesi in cui stia succedendo realmente qualcosa di veramente brutto, voi fate parte di quel torneo, quindi se ci chiamate e noi riusciamo effettivamente a risolvere quel problema alla radice, avete dato un servizio a tutte le altre persone che sono lì con voi. Certo. Avete eradicato un problema da tutto il torneo. Se invece non è un problema così grave, ma è comunque un qualcosa su quale avete un dubbio o che merita la nostra attenzione, avete in un caso imparato qualcosa, perché se avevate un dubbio ora non l'avete più. Nel secondo caso avete permesso alla partita che state giocando di proseguire sui binari giusti e non di venire corrotta da un errore che, se poi portato avanti durante la partita, potrebbe pregiudica il torneo. Pregiudicare. Sai quante volte mi è successo di giocatori che mi dicevano: Judge, è successo questo in partita e poi ho perso. E la domanda che facciamo sempre è: come mai non hai chiamato? Qual è stato il problema? Ma non volevo perché mi sembra di rompere le scatole. Capita spessissimo questo. Capita. Che poi fine torneo, però non mi ero ricordato l'upkeep e l'avversario non me l'ha ricordato, quindi... Cioè, è successo anche a me. Un bel messaggio, ragazzi. Cercate di farne tesoro. Alla fine non... magari all'avversario che ha qualcosa da nascondere sembrate dei rompicoglioni, bene, molto bene, meglio rompere i coglioni a uno che vuole romperti. A me, che sono pulito, o a Fabrizio che è pulito, se ti siedi davanti a me chiami il judge perché è successa una qualunque cosa, anche se mi è caduta a me una carta per terra perché sono maldestro davvero. Sì, esatto, questa anche vorrei parlarne dopo quando hai finito. Però dicevo, appunto, mi è caduta una carta, se voi chiamate il judge, io non vi salto alla gola, è giusto, si chiama il judge, tanto il judge non è che arriva e dice: Akira, ti è caduta una carta, grazie al fatto che lui mi ha chiamato, adesso tu hai un bel game loss, un bel warning. Perché no? Perché se ti è caduta una carta non succede niente, l'arbitro ricostruisce la cosa, anche se tu l'hai vista, la metterà in mezzo... bla bla bla, non c'è problema, quindi fatelo. Sì. Dicevi Fabrizio. Questo anche... Vai, una cosa. Proprio per i giocatori che hanno difficoltà a chiamare, c'è un piccolo escamotage. Se non volete attirare l'attenzione su qualcosa che sta succedendo, di cui non sapete, diciamo, se sia una cosa giusta o no, chiamate comunque un arbitro con una scusa diversa. Se non volete fare... Arbitro, andiamo a prenderci una birra! Io dico sì, tipo subito. No, per dire, tante volte una cosa difficile da fare è dire a un avversario: guarda, puoi giocare più veloce. Perché ti pone subito in una posizione di rompiscatole. Ma sì, se tu chiami un judge, lo chiami lontano dal tavolo, perché potete farlo, con, diciamo, l'idea: guarda, ho un dubbio su queste carte. E poi quando siete lontano dal tavolo dite: arbitro, guarda, secondo me il mio avversario sta giocando molto lentamente, puoi dare un'occhiata? E anche perché su questo, ad esempio, abbiamo citato i pre-release, capita che ci sono i nuovi giocatori. È molto meglio evidenziare il problema a un judge piuttosto che stare lì a sbuffare, che rovini la tua esperienza e quella dell'avversario. Cioè, è difficile, ma fatelo. È meglio così. La mia domanda era sul... è vero, c'è gente bravissima con... No, stavo per dire una frase che poi YouTube mi censurava. C'è gente molto agile con le mani. E, se sei maldestro e, come dire, succede che ti cade una carta, che ti cade una carta e la riveli all'avversario, in un contesto competitivo, cioè magari sei stressato, ti cade la carta giù, oppure ne peschi una in più, ecco una cosa che è anche successa più volte, non a me direttamente, questa me la sono scampata, che ne so, peschi una carta in più, hai 8 carte in mano, cosa fai in quei casi? Tu chiami il judge.
tu io che fatto... ho sbagliato chiamo il judge. Esatto, tu che hai sbagliato chiami il judge. Okay, quello sicuramente. Allora, gli esempi che mi hai fatto sono tipo il polo nord e il polo sud da un punto di vista di, diciamo, vicinanza sulla soluzione. Allora, prima di tutto la cosa che vorrei far presente è che noi arbitri seguiamo un documento quando dobbiamo decidere che infrazione applicare, che penalità, diciamo, applicare. Non è che ci tiriamo fuori le cose dalla nostra esperienza personale. Ok? Quindi quello che cerchiamo di fare è essere consistenti. Cioè lo stesso genere di errore produce lo stesso genere di risultato per il giocatore che lo ha commesso. Ok? Quindi, nell'esempio che tu mi hai fatto, se ti è caduta una carta di mano, o comunque ti è caduta una carta, la mia prima domanda è: da dove arriva questa carta? Cioè ti è cascata una carta dalla mano, hai urtato il mazzo e hai rovesciato le carte del mazzo sul tavolo, cosa è successo? La tua testa che genere di problema era? Ti è cascata una carta di mano? Ma poverino, magari uno emozionato gli cade, dai, non metterla così. Ma, per dire, se ti cascano le carte di mano, beh, non hai commesso nessuna infrazione, il tuo avversario adesso sa tutto quello che hai in mano e quindi... E punto, cioè, di base... punto, cioè... Ti cade la carta, l'altro vede che carta è in mano, problema tuo. Cioè, sì, esatto, cioè non è che io arrivo e ti penalizzo perché è appena No, però visto che ho visto scene e ho visto cose, però non è che il judge dice no, rimischi, cioè no, cazzata quello tua. Quello succede per dire, quando tu vedi una carta o hai accesso a un'informazione che non potevi avere, allora in quel caso... diventa, diciamo, un problema da gestire. Esempio, stai pescando una carta e inavvertitamente ti scivola la seconda carta del mazzo che finisce in mezzo al tavolo e si gira, ok? Successo con le mani sudate e con l'emozione questa cosa mi sarà successa 100 volte. Quindi quello è un problema in cui tu hai avuto accesso a un'informazione che non dovevi avere. Quindi quella carta noi la prendiamo e la rimescoliamo nel mazzo. Ok, ok. Salvando eventuali carte di cui conoscevi la posizione all'interno del mazzo. Se tu hai fatto profetizzare due e messo in fondo due carte, io la carta che accidentalmente hai visto non rimescolo tutto. Le due carte che hai messo in fondo le tengo da parte e la rimescolo in una porzione randomica del mazzo e poi rimetti tutto insieme. Questa hai commesso un'infrazione che in inglese è looking at extra cards, in italiano è guardare carte addizionali. All'infrazione è collegata una penalità, certo. In questo caso hai una munizione. Quindi c'è proprio un sistema di casi già prestabiliti. Esatto. Certo. Diciamo che a livello di gioco esiste... Allora, avere un'infrazione per ogni tipo di problematica che si verrebbe a creare in un gioco che ha 20.000 carte singole è pressoché impossibile, a meno che non ci vogliate vedere girare per le strade con dei camion pieni di fogli di carta per ogni singolo tipo di situazione si può creare, ok? Quindi quello che fa la nostra guida è cercare di far rientrare le casistiche più comuni in categorie e poi gettare, tra virgolette, parlo sempre di errori di gioco, quindi tappare mano sbagliato, attaccare nel modo sbagliato e via dicendo, gettare tutte le carte che non rientrano in queste categorie comuni in un unico calderone che si chiama violazione delle regole di gioco. Quelle prevedono delle soluzioni, noi applichiamo le soluzioni per come è previsto dal regolamento, perché il nostro interesse è che se un giocatore gioca un torneo in Italia e commette un'infrazione e commette lo stesso errore in Nord America, il modo con cui gestiamo quel problema è lo stesso. Il giocatore sa cosa aspettarsi. Quindi la consistenza... Certo. Quindi molto spesso ho sentito giocatori che si sono lamentati, e lo posso capire, del fatto che magari applicare una determinata soluzione a uno stato di gioco potesse dare un vantaggio o non dare un vantaggio... perché lo stato di gioco era questo o quello. Però qui entrano in gioco due fattori. Il primo è la consistenza, il secondo è che non vogliamo che arbitri diversi diano soluzioni diverse in base alla loro esperienza personale, al loro livello di conoscenza di informato, altrimenti perderemmo il primo punto. Cioè non ci sarebbe più consistenza, tutti farebbero quello che vogliono. E c'è stata una fase del contesto arbitrale in cui effettivamente era così. Se si è deciso di allontanarsi da quel contesto per creare un documento più normato che permettesse a tutti di seguire delle linee guida, vuol dire che quell'esperienza non è stata ben recepita dal giocatore. E quindi, oltretutto, avere, diciamo, delle linee guida e delle rotaie da seguire permette all'arbitro con 15 anni di esperienza di poter gestire una situazione tanto quanto l'arbitro che si è certificato una settimana prima. E quindi il giocatore non risente del fatto che il suo staff è composto da arbitri più anziani o arbitri più recenti. Giustissimo. Cioè un modello super consistente, quindi, come Teferi nei mazzi Iorion.
consistentissimo. Mi sono venuti i brividi sia per la gioia che per lo schifo. L'ho però... preparata dal momento in cui hai detto consistency, ho detto boh, adesso appena c'ho lo spot, pam, di terzo in curva. Allora, secondo me abbiamo fatto una chiacchierata super interessante che potrebbe continuare ore, però io credo che sia meglio, poi Fabri coraggini se sbaglio, passare alle domande degli utenti. Io ti correggo, Simo, subito, perché io voglio sapere se ci sono state scene dove la gente è smattata, cioè quelle in cui dovete... avete allontanato qualcuno dal torneo, grida, gente che si insulta. Dimmi che hai qualcosa di questo tipo. Cioè, non potete. Quante ce n'ha? Non è che ce n'ha una, chissà quante. Gente che prende il mazzo e lo tira in faccia all'avversario, qualcosa. In uno degli ultimi nazionali c'è stato uno zaino che volava in mezzo alla sala. Ma per bullismo o per colpire l'avversario? Per colpire l'avversario, ovviamente, c'è stato uno zaino che volava. Ovviamente la persona ha commesso un'infrazione che si chiama comportamento aggressivo, che, indovinate un po', ha portato alla squalifica della persona. Ok. E, allora, di cose potrei raccontarne centinaia. Una divertente che mi viene, a cui io non ho preso parte perché non ero ancora arbitro, mi è stata raccontata, è stata ai nazionali, non so, del 2010-2012, a Rimini, sempre, se non sbaglio. C'era questo giocatore che per tutti i giorni consecutivi dell'evento, dallo stesso arbitro, si è visto recapitare pressoché sempre la stessa infrazione. Cioè, giocava tornei diversi, ma questo arbitro era stato assegnato a quegli eventi e quindi lui commetteva errori e arrivava sempre questo arbitro a dargli queste infrazioni. L'ultimo giorno mi hanno raccontato che dalla judge station, quindi dal tavolo degli arbitri nella sala principale, hanno visto entrare un arbitro correndo come un pazzo e è andato a rifugiarsi dietro il muro arbitrale nella judge station, perché questo giocatore lo stava letteralmente rincorrendo nella sala per cercare di fargli cose poco piacevoli, credo. Oh, e, bello. Se non ce n'è un'altra alla quale ho realmente assistito, però questa è molto divertente, credo fosse un GP Parigi di qualche anno fa. Siamo alla fine del sesto turno, arriva un arbitro e ci dice: sentite ragazzi, mi serve il capo arbitro perché credo che un giocatore abbia appena fatto qualcosa di losco. In che senso? Io stavo camminando tra i tavoli, eravamo alla fine del turno, mentre mi avvicino a un tavolo vedo un giocatore che a un certo punto ritrae immediatamente la mano e la mette sotto il tavolo. Strano, cioè mi sembrava stesse porgendo qualcosa all'avversario e ha ritratto la mano. Vabbè, facciamo che io mi muovo con discrezione e vedo se risuccede. Passo oltre il tavolo, mi giro di scatto e vedo di nuovo questo giocatore che ritrae la mano e la mette sotto il tavolo. E a quel punto dice: vabbè, allora mi sono avvicinato parlando col giocatore e ho detto: ciao, senti, posso vedere cos'è in mano? Perché ho visto farti questo gesto. E il giocatore è in mano. La testa. Guarda, veramente, ora te lo chiedo in veste ufficiale, fammi vedere cos'hai in mano. Lui: no. Alla terza richiesta fatta dall'arbitro, il giocatore ha fatto letteralmente questo. No! Descrivilo per chi ci sta ascoltando da Spotify. Allora, ha praticamente preso qualunque cosa avesse in mano, se l'è messa in bocca, l'ha masticata e l'ha inghiottita. Anche il vedendo la scena ha fatto: ok, credo di aver bisogno del capo arbitro a questo punto. In sostanza, ora vi spiego rapidamente quello che stava succedendo. Il giocatore era in una fase del torneo in cui la classica patta non serve a nessuno, quindi o vinci o sei fuori dalla top, o dal day 2 in questo caso. Quindi, sapendo di non poter proporre all'avversario di chiedergli di vincere la partita in cambio di qualcosa, per non farsi sentire al scritto questa cosa su un foglio di carta. No, il pizzino. Letteralmente il pizzino. No. Sapendo che non poteva. Infatti, come l'arbitro passava, lui faceva lo gnorri in modo peraltro ben poco visibile. Ma quindi lui stava... Cioè, la scena è questa. Lui stava sempre cercando di porgere questo bigliettino all'avversario. Voi, vi giravate e lui... via. Perché l'avversario non si... Ma poverino! Cioè, pure non è neanche agile. Lui non è agile con le mani. No. Ma l'avversario, quando... siamo andati non a parlarci, capiva. Perché non ha capito niente. Io ho visto questo che mi allungavo una mano della ritraendo. Ma tu hai visto cosa avevo in mano? No, io non ho capito cosa sta succedendo. Infatti in quella situazione, come diciamo in gergo estremamente tecnico, è esploso solo uno dei due giocatori, che gli è stato dato il foglio di via per il torneo di briscola che si teneva nella stanza accanto. Ma il mio dubbio è: in questi casi cosa fai? Allora, che si è mangiato la prova?
Allora, diciamo che già in queste situazioni è estremamente difficile che un giocatore riesca a raccontarmi una storia tale per cui io possa credere al fatto che lui non stesse facendo niente e che lo porti a una squalifica. Cioè, l'infrazione in questione si chiama bribery, perché dal regolamento tu non puoi in nessun modo comprarti una partita o cercare di decidere il risultato in un modo che non sia giocando a Magic. Adesso le cose sono leggermente cambiate, ma all'epoca era squalifica per direttissima. Addirittura, se il tuo avversario riceveva la richiesta, ma non chiamava subito un arbitro, veniva squalificato anche lui, Certo, subito. certo, Ovviamente. certo. Tra l'altro, Bribery è una carta bellissima di Magic. Vi consiglio di giocarla in qualunque Commander giochiate. Scommetto Assolutamente. che Fabrizio sicuramente la gioca e quando la fa gode. Assolutamente, Vedi? Ecco, assolutamente. lo Fabrizio non ha sapevo. più amici proprio perché Classico giocatore di esatto. Bribery, Fabri, è classico. Ne parlavamo prima in privato con Jacopo dei miei mazzi che ho dovuto smontare perché la gente li Ma riteneva troppo sgarbati. smattava, come dici tu. Smattava, smattava. Esatto, e niente, quindi cioè, quando arrivi in queste situazioni cerchi di parlare con i due giocatori in separata sede, in modo che quello che si dicono non influenzi la risposta dell'altro, e ovviamente cerchi di capire cosa sia successo. E anche se non è una prova fisica, puoi capire tramite le domande che fai ai giocatori cosa possa essere successo. Oltretutto che in questo caso hai un arbitro che testimonia e dice: io ho fisicamente visto accadere Beh, questo. deve essere una scena bellissima. Lui, tieni, Questa è tieni! E poi fantastica. si gira il giudice e se lo mangiano, è eccezionale, Questo raga, è eccezio, questo bellissimo. le Questo è batte davvero tutti. bellissimo, bellissimo. Credo che sia l'esplosione più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita, perché fino ad Dai, ora Lu, non ne hai quantomeno. ancora una, così poi chiudiamo. No, questa in realtà è qualcosa che, a cui ho preso parte direttamente e non è una cosa, diciamo, divertente, ma è una cosa che testimonia, diciamo, l'impegno che è stato fatto per cercare di capire che fosse successo. Durante un deck check, al primo turno di un evento limited, dopo aver controllato il mazzo, ci rendiamo conto che tutte le terre del mazzo, rispetto appunto alle altre carte, sono tenute nelle bustine praticamente a filo dell'apertura. Quindi dall'apertura si vede il bordo della carta. Ok. Non so se sono riuscito a Sì, spiegarmi, mi è spero di chiaro. essere. Quindi ovviamente il capo arbitro, che era Matteo Callegari all'epoca, cioè io ho fatto il deck check e ho visto il problema, ho chiamato Matteo Callegari, che saluto, ciao Calli, che ha visto il problema, e abbiamo chiamato il giocatore, abbiamo appunto cominciato a fargli tutte le domande per cercare di escludere ogni direzione che ci potesse portare a pensare, ok, è stato un caso. È durata una decina di minuti e il giocatore non è stato in grado, alle domande che abbiamo fatto, di darci una spiegazione che spiegasse in modo coerente e certo, come fosse possibile che soltanto quelle carte avessero quella configurazione. Quindi, come dicevo anche in privato prima allo zio, quando noi dobbiamo decidere una squalifica, cioè quando dobbiamo capire che infrazione è stata commessa e quindi se questa porta a una squalifica e c'è un'investigation di mezzo, quindi dobbiamo raccogliere le informazioni, noi non siamo la polizia, non abbiamo la scientifica, quindi non abbiamo modo di avere la certezza matematica del 100% che quella persona abbia barato, a meno che ovviamente non ce lo dica lui. Quindi quello che noi dobbiamo fare è valutare in modo logico le informazioni che abbiamo ottenuto e in funzione di quelle informazioni prendere una decisione che sia quanto più consistente con quello che siamo riusciti a raccogliere. Quindi possono esistere circostanze in cui un giocatore che ha fatto qualcosa non venga squalificato per cheating, come può succedere anche il contrario. Non lo nego, può Chiaro. succedere che si allineano i pianeti e una persona che non è minimamente consapevole di quello che succede venga allontanata dal torneo perché tutti gli elementi che io ho trovato mi portano più a pensare che fosse intenzionale che no. In questa situazione specifica, il giocatore sembrava genuinamente inconsapevole di tutto, non sapeva realmente come fosse possibile e da un certo punto di vista quasi tendo a crederci. Però se io soppeso i fatti, ho davanti una situazione che è talmente rischiosa e talmente borderline che rischia realmente di minare l'integrità del torneo. E quindi, per la salvaguardia del torneo e di tutti gli altri giocatori, si è deciso per squalificare il giocatore Certo. per cheating. Ok. E magari Capito? lui aveva imbustato le terre male, dicendo chi se ne frega se si rovinano. Abbiamo fatto anche domande del genere. Abbiamo fatto delle domande che erano volte, ora non le farò perché comunque non per una questione di No, privacy no, o di... aiuto No, perché. però cioè, diciamo, abbiamo fatto tutta una serie di domande che andassero a escludere le ragioni più comuni che possono portare a
avere una configurazione simile. Ma erano tipo, ce l'hai la fidanzatina? Come sei Sì, venuto qua? esatto. Sei stato promosso con che media? Quelle Esatto. cose lì. Sì, E guarda che tutte comunque, a situazioni. parte gli scherzi, è un aspetto molto interessante questo. Su, Perché veramente super anche interessante. l'abilità del judge a quel punto. Certo. Come dicevo la volta scorsa, siamo un team, laddove, cioè, ci confrontiamo tra di noi. Soltanto il capo arbitro ha l'autorità di assegnare una penalità grave come la squalifica, però tutti gli arbitri che sono intervenuti nell'identificare un problema e i giocatori che sono intervenuti nell'identificare un problema giocano un ruolo fondamentale perché la Chiaro. prima impressione di un giocatore o di un arbitro, le prime informazioni raccolte sono determinanti per capire in che direzione muoversi. E da lì poi uno alla fine deve prendere una decisione. Assolutamente, certo. Direi che è l'ora delle domande degli utenti. Vai, vai, vai. Allora, la prima che ti riporto è di Riccardo Pizzighini. Ti Seguimi. viene in mente qualche caso in cui nella tua carriera da judge una regola o una carta abbiano dato luogo a interazioni che non avresti mai immaginato? Dicendo, oh mio Allora. Dio, cos'è questa cosa? Allora, la prima che mi viene in mente, che si ricollega poi, diciamo, all'esempio che ha fatto lui, riguarda appunto un'interazione che era molto giocata in Legacy, che riguardava il Cavaliere del Reliquiario e il Mace of It. Allora, da regolamento, nel momento in cui una creatura viene dichiarata attaccante, rimarrà considerata attaccante fin tanto che non finisce la fase di combattimento o non viene rimosso dal combattimento per qualche motivo. Mace of It, se la leggete, dice che tappando questa terra tu puoi stappare una creatura attaccante e prevenire tutto il danno che questa creatura infliggerebbe. Ora, se io attacco Fabrizio, attacco lo zio, No. l'altra volta attaccavo Akira, adesso Sì, attacco pure io. pure Due tu. rotture. No, così non vale. Se io sto attaccando te con il mio Cavaliere del Reliquiario e ti infliggo danno, dopo la sottofase di danno da combattimento c'è un'altra fase, un'altra sottofase chiamata sottofase di fine combattimento, che è una specie di mantenimento del combattimento, cioè in quella sottofase non succede niente se non cose che si innescono in quella fase. Però in quella fase i giocatori possono giocare istantanee e attivare abilità. Quindi se io attivo il Mace of It dopo che il Cavaliere del Reliquiario ha inflitto il suo danno, io farò il massimo possibile. Siccome è ancora attaccante, è un bersaglio legale, posso stapparlo. Però visto che non si torna indietro nel tempo e Magic non lo fa quasi mai, non, il danno che è stato inflitto non può più essere prevenuto perché ormai è già stato inflitto. Certo, Quindi figo, quello che può molto interessante. succedere è che tu, dopo aver picchiato con un cavaliere del reliquiario enorme, avrai un bloccante che può nuovamente essere tappato per attivare l'abilità, cestinare altre terre e diventare ancora più grosso. E io non Interessante. ci avevo mai pensato, l'ho visto giocare a un Manco io. giocatore. Super figa questa interazione. Sì. E poi vogliamo andare avanti con altre Sì. domande? Allora, l'altra domanda è quella delle idre. Fammela leggere per gli spettatori. Come interagiscono abbondanza sfrenata e idra protettrice? E se ho due abbondanza? E se ho due idra è un incantesimo? Posso Allora. copiare l'abilità sull'altra idra? Ah, ok. Allora. Abbondanza sfrenata, se non mi sbaglio, è quell'incantesimo verde di Modern Horizon che ha due stringhe. Una dice che quando, ogni qualvolta attivo un'abilità che prevede X nel costo, posso copiare quell'abilità. Sì, Giusto? la Dice, raddoppi. no, una Da, volta no, che tu. raddoppi il valore di X. Whenever you Quando cast a permanent spell with mana cost that contains X, double that value of X. Quindi, se tu casti un permanente, però non un geyser mentale, insomma, con X, lo raddoppi. Poi, whenever you cast an instant or sorcery spell or activate an ability, if that spell mana cost or that ability activation cost contains X, copy that spell or ability. Quindi non la raddoppi, Ma la copi. Complicatissima. ma la copi. Difficilissima sta carta, mamma mia che è andato a trovare. Che serve tipo la lente di ingrandimento per leggerle, perché il testo è piccolo, piccolo, Sì. piccolo, piccolo. No, Allora, perché fa, cioè non è come che abbia del becchino che ha due stringhe, ma sono due cose in fondo simili, no? Una cosa non ti fa castare le spell dal cimitero, l'altra non fa entrare le creature dal cimitero. Qui sono due cose diverse. Cioè, sì. se un permanente viene castato, lo raddoppi. Se non è un permanente, lo copi. Un casino. Praticamente sì. Allora, se io ho l'idra e attivo l'abilità che la rende mostruosa, allora sicuramente l'abilità attivata che stiamo attivando rientra nella seconda stringa, quindi una volta che ho finito di attivarla, la seconda abilità innescata dell'incantesimo si innesca e potrò copiare.
quell'abilità. La sfiga però sta nel fatto che se leggiamo come funziona mostruosità, mostruosity, non mi ricordo in italiano com'è il termine. Mi pare mostruosità. Esatto. Sì, se... mostruoso. Mostruosizzarsi. Esatto. Esatto. Cioè, far diventare una creatura mostruosa vuol dire piazzarci dei segnalini sopra e farla diventare mostruosa. Ma questa cosa funziona solo se non era già mostruosa. Quindi, ho attivato l'abilità. Non è sullo stack, comunque. Sì, cioè, l'abilità però checca. Attivo l'abilità e va sulla pila. Una volta finita di attivare l'abilità, si innesca l'incantesimo che va sopra, si risolve e crea una copia. Quindi prima si risolve la copia dell'abilità. Fa diventare mostruosa la creatura con il valore di scelto, prende segnalini e si innesca l'abilità che genera idra che ha la creatura su di sé, perché è quell'idra, quella che mi sembra genera idre pari alla X o una cosa del genere. Sì, esatto. Si innesca l'abilità, va sopra di nuovo, si risolve, generiamo le idre, dopodiché tenta di risolversi l'abilità originale, che però non farà niente perché la creatura è già diventata mostruosa in conseguenza della prima copia che è successa. Quindi non si rinnesca l'abilità dell'idra, né metteremo altri segnali sopra. E no, cioè non puoi, se hai due idre, spostare quell'innescata copia sull'altra idra, perché quell'innescata fa sempre riferimento all'oggetto, cioè la copia fa riferimento all'originale che fa riferimento all'idra da cui l'hai attivata. Quindi non puoi, diciamo, cambiare i tasselli come vorresti. Seconda domanda, sempre di Domani Smetteo, che mi fa molto ridere il suo nickname Instagram. e se invece ho Torbran equipaggiato con Barcellona, che è Bracelama, e viene bloccato da 3-2-2, come si distribuisce il danno? Cioè questi sono proprio tipo i test della patente, simulazione degli incroci. Torbran equipaggiato con? Bracelama, Embercleave. Ah, Embercleave, ok. Scusami, noi la chiamiamo Barcellona qua, dalle mie parti. E con Barcellona farebbe un sacco di danni, eh. Cioè, Barcellona, sì. Soprattutto con la cantata di Mercury. Oh, cosa mi hai ricordato? So cosa ascoltare. Ricordiamo la playlist del podcast. Se una canzone lo faccio. Solo certo, no, assolutamente. Certo. Allora, correggetemi se sbaglio perché ora sto andando a memoria. Torbrand è un 2-4, se io lo equipaggio con Bracelama diventa un 3-5 con doppio attacco e travolgere. Esattamente. Un bellissimo replacement effect, dice se è una fonte rosa per infliggere danno, infligge quel danno più 2. Esattamente. Okay. Allora, doppio attacco, cosa vuol dire? Vuol dire che la creatura infligge danno sia da attacco improvviso che da attacco normale. Quindi, nella fase di combattimento, dalle 5 sottofasi che normalmente ci sono, ne otteniamo 6, perché otteniamo 2 sottofasi di danno, una da combattimento e una no. Prima sottofase di danno da combattimento. Abbiamo Torbran bloccato da 3 creature. Abbiamo deciso l'ordine con cui lo bloccheranno prima, ma tanto è ininfluente perché sono tutte delle 2-2. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è assegnare il danno che Torbran sta per infliggere sui bloccanti, nell'ordine che è stato stabilito. Non possiamo infliggere danno a un bloccante se non abbiamo inflitto danno letale a quelli immediatamente precedenti. Quindi Torbran, e questa è la cosa importante, al momento sta infliggendo 3 danni, non 5. Quindi i danni che infligge in questo momento sono 3, i danni che assegniamo sono 3, quindi 2 vanno sulla prima creatura, 1 va sulla seconda e lì ci fermiamo. Una volta che l'assegnazione è stata fatta, allora l'evento danno sta per accadere e si applica l'effetto di sostituzione di Torbran, che porta i primi 2 danni a diventare 4, il secondo danno, cioè il terzo danno, a diventare 3. Ora, visto che noi non abbiamo inflitto nessun danno alla terza creatura o al giocatore, Trample in questo caso non funziona. Il primo token si becca 4 danni, il secondo token se ne becca 3, e quindi entrambi muoiono. Okay? Quando si arriva alla seconda sottofase di danno da combattimento, Torbran infligge di nuovo 3 danni. Quindi adesso l'assegnazione è 2 danni all'unico token che è rimasto, e grazie a Travolgere abbiamo diritto a assegnare un danno all'avversario. Ora che il danno è stato assegnato, l'evento danno sta per accadere, Torbran si applica e quindi i 2 danni della creatura diventano 4. Il danno inflitto al giocatore diventano 3. E quindi in tutta questa prosopopea il risultato è che le creature muoiono con molto più danno di quello di cui avrebbero bisogno per morire, e l'avversario prende un totale di 3 danni.
Madonna, un'interazione difficilissima. Ragazzi, siete stati bravissimi. Avete trovato delle cose che non sarebbero mai venute in mente neanche a me, che ho la mente più contorta proprio del... Sai cosa? A furia di vedere Mono Red su Magic Arena la impari. Ti ricevi sul denti un sacco di danni di Barcellona e quindi impari questa magia del trample con... Beh, comunque gli effetti di sostituzione sono una delle cose più difficili da imparare. Difficilissimo. Comunque, insomma, non sono molto lineari. No. E sono anche controintuitivi. Sono una di quelle regole che per farle funzionare in certi aspetti devono essere controintuitive, perché... Beh, quelle... Poi ci sono quelle che sono proprio veramente fuori Magic, che sono quelle più odiose, secondo me, e che non si capisce perché... Alcune erano così e poi fortunatamente sono state cambiate. Devo dire che su questo la Wizard ha fatto un gran lavoro. Ricordiamo che io e lo zio Garbe siamo pagati dalla Wizard. Magari, ciao Wizard. Fuori di soldi per dire questo. Non è vero, non è vero. Non so chi. Poi abbiamo qua un judge che rappresenta... Cioè proprio noi siamo proprio una roba... milioni sì, di soldi. Sì, perché ci arrivano un po' di commenti, mi fanno sempre tanto ridere. Era solo una piccolissima polemica scema, perché ovviamente no, però in questo caso sono stati molto bravi invece, perché hanno cambiato due cose controintuitive veramente disgustose, rendendole migliori. La prima era le split card, che se fai cascata puoi giocare la parte che comunque non rientra in cascata. È una cosa che io non avevo mai compreso. Il grande esempio è un mazzo che funzionava esattamente con questa regola, che è Bombast in Modern. Oh. E tu facevi Elfa da trecce rosse, cascavi Bombast, anziché fare Boom, che è la parte che costa 2, che è quella che può essere cascata, potevi fare Bust, che è quella a 6, che distrugge tutte le terre. Non si capisce perché questa cosa doveva essere così. L'hanno cambiata, fortunatamente, quindi non ci preoccupa più. E l'altra sono i permanenti flip, che quando flippavano cambiavano magicamente il CMC, il Converted Mana Cost. Vero, anche questo. Ma cioè, c'era un ruling dietro, magari Jacopo adesso ti chiedo pure di spiegarci, ma voglio dire... No, poi ti ricordi, Simo, quella volta in cui c'erano i Companion, che erano la 8ª carta in mano? Pazzesco! Chissà, come facevano a gestire quella cosa? Pazzesco! Zio Garbe questo... ancora, non si sa perché, tipo mi hai superato. No, questo è trollato. Mi avete fatto venire in mente che a marzo il Covid, a aprile Companion, cioè una cosa del genere. E ricordo che a inizio 2020 è morto Ron Perl, il batterista dei Rush, quindi questo 2020 era evidente segnato dalla negatività. Era buggato. Però dicevo, Antmaster, che è una carta che si fa a 4, perché tu hai investito 4 mana, sei tutto contento di aver investito 4 mana in un affare che flippa, fa cose, fa danni, cioè quando flippava costava 0 e veniva distrutto da un esplosivo a 0. Cioè, insensato. Ma infatti ho una domanda di Ettore Balla, che un po' c'entra con questo discorso, perché è una domanda da player old school, definiamolo così. Perché nella fase di dichiarazione dei bloccanti, se l'avversario mi tappa una creatura che sta attaccando, quella creatura attacca comunque? Mi tappa una creatura che sta attaccando? No, stappa, credo. Penso. La domanda sia stappa e l'ho copiata male. Non la ritrovo più. Allora, credo che questa abbia un retaggio negli albori di Magic, perché all'epoca una creatura attaccante, a meno che non avesse questa creatura, può attaccare senza tappare, tipo Angelo di Serra, all'epoca una creatura era attaccante quando era tappata. Se tu la stappavi durante il combattimento, usciva dal combattimento. Poi questa cosa è stata modificata nel tempo, quindi uno dei requisiti per dichiarare una creatura attaccante è poterla tappare, a meno che non abbia Vigilance. Una volta che la sottofase di dichiarazione degli attaccanti è passata, insomma, quel momento è passata e la creatura diventa attaccante per il gioco, resta attaccante a meno che non venga rimossa dal combattimento in qualche modo. Quindi potete tapparla, stapparla, girarla, potete farci quello che vi pare. La creatura vi sta picchiando comunque. Capito? Quindi, diciamo, credo sia più un retaggio da una regola del passato che effettivamente funzionava in quel modo. Non si torna nel passato, come dicevi prima. Come il fantastico danno in pila. Esatto. Il mod fanatico non è mai stato così forte. Bene, direi che come domande
Molte hai già risposto tu, come dicevi prima, con i Sì, ho commenti. provato a rispondere a alcune domande, perché purtroppo non passo tantissimo tempo a computer e quando passo a computer del tempo è perché magari sto in ufficio e quindi non riesco, Non non vogliamo posso sapere, ovviamente. Jacopo. Esatto, però di base diciamo a qualcosa ho già risposto. E cercherò piano piano di rispondere a tutti, faccio del mio meglio. Ma vai Ma tranquillo. senti, l'ultima domanda ce l'ho io perché è una domanda anche qui mi coinvolge personalmente, quindi ho molta voglia di sapere come si risponde a questa domanda. E torna nel discorso delle persone che barano. Allora, il metodo migliore per evitare che una persona bari è mischiargli il mazzo. Io personalmente, in tutti i tornei che contano, non alzo mai, mischio sempre il mazzo e mischio un sacco. La gente ogni tanto si è anche lamentata, però siccome io sono molto informato, sono andato in profondità, ho letto degli articoli, per l'esattezza questa era su Star City Games, che dicono che fondamentalmente una volta che tu hai mischiato il mazzo circa 25 volte, le carte perdono l'informazione di dove erano inizialmente, quindi se il mazzo è staccato, così ci dice, se tu lo mischi 25 volte, uno non è più staccato, quindi se mi trovate al tavolo a me, io vi mischierò il mazzo e vi mischierò il Mezz'ora di mazzo. Simone che chiacchiera, però mentre vi mischia il deck. È così, E no, ecco, vi è capi, mi giustissimo. dispiace, succederà questo. Però io sono stato testimone di una cosa, che una delle cose che i bari, quelli che veramente con le carte riescono a fare di più, la fanno mentre ti mischiano il tuo mazzo. E io sono stato testimone di un episodio in cui un giocatore, mischiando il mazzo dell'avversario, gli faceva sempre capitare terra in cima. Quello fecciava, lui prendeva il mazzo, lo mischiava e ripescava terra. Come faccio a evitare una cosa del genere? Perché io non me ne sono minimamente accorto. Cioè, non è che io posso chiamare il judge dopo tipo 4 volte e pesco terra perché lui mi ha mischiato il mazzo, perché può essere pure che è così, che devo pescare terra 4 volte. Cioè, come posso fare per tutelarmi da una situazione simile? Allora, la risposta è circa la stessa che vi ho dato prima, cioè nel momento in cui voi avete la sensazione che ci sia qualcosa di strano, coinvolgete il prima possibile un ufficiale di torneo. Difendersi da un giocatore che durante la mescolata vi stacca il mazzo è una cosa, diciamo, che è abbastanza complessa, ma veramente l'unica cosa che potete fare è fare estremamente attenzione a come sta manipolando il vostro mazzo. Cioè, guardate quello che fa. Una delle cose che giocatori del genere fanno per cercare di distogliere la vostra attenzione da quello che fanno è cercare una misdirection di qualche tipo. Vi chiedono quanti punti vita avete, vi fanno una domanda di qualche tipo, vi chiedono di guardare quanto tempo manca alla fine del turno. Vi possono chiedere una pletora di Bravo, cose questo è questo è interessantissimo. interessantissimo. Il giocatore tenta di manipolare il mazzo, a meno che non sia un prestigiatore, ma vi assicuro. Vabbè, ci saranno anche quelli, però diciamo che sono più Anche rari, dai. i prestigiatori basano tantissimo una parte della loro skill sulla misdirection, cioè cercano di attirare la vostra attenzione altrove in modo da avere campo libero laddove voi non state più guardando. Quindi il consiglio è cercate di stare attenti, non soltanto a quando un giocatore vi mescola il mazzo, ma in generale a quello che succede in partita. Perché non ricordo più se ne parlavamo all'inizio o quando ancora non stavamo registrando, però purtroppo non possiamo avere un arbitro per ogni tavolo. E vi assicuro che anche per esperienza, anche a un arbitro possono sfuggire certi dettagli. Ma per forza, perché ripeto, Perché? questa gente è abile a farlo, se no non lo farebbe, Anche per dire, io vi faccio un esempio: quando avrò guardato decine di migliaia di partite, e quando arriva un tavolo che sto guardando adesso per la prima volta, devo in un certo senso rimettermi in pari per capire cosa sta succedendo. Quindi guardo il foglio dei punti vita, guardo che permanenti ci sono in gioco, do un'occhiata al cimitero, le mani. Mi può succedere che mentre io sto guardando che carte è nel cimitero, succede un errore. E alle volte l'istinto che ha il giocatore è dire: cavolo, ma tu eri qua, come hai fatto a non vederlo? Lo capisco, però è anche vero che magari sto ponendo attenzione altrove, quindi mi sto in un certo senso facendo misdirection da solo. Questa è una cosa che succede a cose normali. Un giocatore che ha l'intenzione di approfittare di questa cosa sarà una delle cose che farà più spesso. Senza bisogno di scomodare la manipolazione del vostro mazzo, ma quando vogliono manipolare il loro, tipo con un tutore, tipo Vampiric Tutor che metteva la carta in cima al mazzo, o cioè, si dice in gergo che un giocatore fa Vampiric Tutor tutte le volte che si mescola il mazzo per un motivo X e nel mescolarselo si mette una carta in cima. Per farlo, deve fare in modo che ci siano le minori chance possibile che voi ve ne accorgiate, quindi cercherà di distrarvi. Sì, Cercherà di farvi chiacchierando paura. anche.
chiacchierando, facendovi domande sulla vita privata, facendo uno scherzo. Quindi magari la persona vi sta facendo, dicendo queste cose perché è in buona fede, cioè non sta per succedere niente, ma il punto è, fate attenzione a quello che succede, perché voi siete la prima barriera di difesa che avete contro queste cose. Quando notate qualcosa che non vi convince o avete un dubbio, coinvolgeteci il prima possibile, non alla fine del turno, non alla fine della partita, perché limitate le armi che abbiamo noi a disposizione per poter risolvere il problema. Quindi cercate, per esempio, parlando di infrazione, poi qui la chiudo perché è lunghissima, negli errori di gioco c'è un'infrazione che si chiama incapacità di mantenere lo stato di gioco. Che cos'è? È un'infrazione che, a prescindere da quante volte la commettiate, prenderete sempre solo ammonizione. Non c'è un upgrade a game loss, niente del genere. È un'infrazione che voi prendete tutte le volte che il vostro avversario commette un errore di gioco e voi non ve ne rendete conto tempestivamente, ma permettete a quell'errore di perdurare nella partita. Sì, è il mio classico questo. Cioè, ma poi se guardi le mie dirette streaming è la base, cioè dovrei essere bannato dalle dirette. L'infrazione serve solo per costringere anche l'avversario a fare sempre caso a quello che sta succedendo. Quello lo voglio, Simo. Io non ho ancora sbustato. Oddio, beh, adesso stiamo pre-registrando. No spoiler. Quindi il consiglio che vi posso dare in ultima analisi è questo. Chiamate l'arbitro il prima possibile e fate attenzione. Fare tantissima attenzione. Soprattutto se siete nuovi giocatori. Non fate i timidi. Perché io quello che un po' vedo nei nuovi giocatori è... Ok, io sono un nuovo giocatore. Vado al negozio, cioè il giocatore veterano... E mi consegno nelle sue mani. Sto giocando contro Zio Garb. Vado al negozio. Sto giocando contro Zio Garb. Sperate non nei pre-release. Non i pre-release 2 contro 2. Molto famoso. Famosissimo. Molto forte anche. qua grasse risate del pubblico. Lo Zio Garb. Quindi non chiamo il gioco. No, ma non solo adesso. Non discorso VIP. Però io vedo che spesso succede... Ah, allora sei famoso. No, oddio, aiuto, mi fai le trappole. No, ma non io direttamente, ma in generale giochi contro il pro player, può succedere. Ma io dico, tu entri in un negozio, fai magari il tuo primo FNM, giochi contro uno di quelli che vedi che ha un sacco di amici, che grinda come un maledetto, e vedo gente che si affida nelle mani dell'avversario. Io non dico che... sia sbagliato, perché di base penso che la community di Magic sia paradossalmente nettamente migliore rispetto ad altre community di anche videogiochi, secondo sono me. Sono d'accordo, alzo la mano nell'essere d'accordo. Però, nel senso, se c'è un arbitro, se c'è un organizzatore, affidatevi nelle mani non del vostro avversario, se volete, uno, imparare, due, non farvi, come dire, fregare malamente. Quella è responsabilità sia del giocatore che di noi arbitri. In generale, infatti, una cosa che dobbiamo fare noi è cercare di essere il più affabili possibile, cioè non dobbiamo essere i primi a presentarci come dei poliziotti, perché sennò disincentiviamo le persone dal chiamarci. Questo ovviamente è il contrario di quello che vogliamo. Su questo un applauso a Jacopo, che veramente è la faccia che vorresti sempre vedere al tuo tavolo quando urli "Judge!" Arriva lui e sei proprio contento. È arrivato Jacopo, meno male, tranquilla. Poi magari ti fa l'investigation su di te che l'hai chiamato, però... però è stato, lo fai, cioè prendi la squalifica col sorriso. No, guarda, grazie, proprio lui. Devo riconoscere un unico, diciamo, merito in queste cose, è che so essere diplomatico. Quindi sono riuscito effettivamente a squalificare persone e a farmi stringere la mano. Grazie. Beh, ci sta, ci sta. È l'unica cosa che mi riconosco sul serio. Da quel punto di vista, diciamo, riesco a cavarmela bene. Quindi, e con questo aneddoto direi che, insomma, solo il judge di risposta a scombo poteva riuscire in questo, a farsi stringere la mano a un giocatore che ha squalificato. Bellissimo. Direi che la puntata è finita. Poteva andare avanti ancora tantissimo, sì, Jacopo. Sì. Noi ti ringraziamo ancora. Ovviamente ti rinviteremo volentieri. Risuccederà. Prossimo set, spiegazione delle lunghe, così. Quando volete, io ho sempre piacere essere stato gentilissimo e competentissimo. Assolutamente. Poi hai dato dei consigli, secondo me, eccezionali. Che a me, ad esempio, capita per i nuovi giocatori di dar per scontato. Tu, in questi due episodi, ci hai dato delle piccole chicche
aiutano davvero molto. Quindi, io ringrazio tanta tutti e roba. Due. Questo è un modo di dire lucchese, attenzione. No, dicevo, ma no, io sono un ibrido. Ringrazio tutti e due. L'argomento di oggi magari potrà essere stato forse un pelo più confusionario perché è veramente vasto. E vi posso assicurare che le infrazioni, le policy cambiano poi continuamente, quindi se dovessimo affrontare l'argomento in modo realmente approfondito richiederebbe tantissimo tempo e tantissime puntate, quindi spero di non essere stato troppo confusionario nel parlare. No, e poi quello comunque, assolutamente no. Grazie a tutte e due per l'occasione, perché è sempre appunto un'occasione poter cercare di trasmettere qualcosa che uno ha imparato, perché va a beneficio di tutti quanti. Lo faccio ai tornei e se ho altri modi per farlo non vedo l'ora di poterlo fare. Quindi, dai, saranno contenti tutti i judge, insomma, di aver potuto tramite te comunque lanciare dei messaggi importanti per quando, speriamo molto presto, si riprenderà a giocare a Magic in 2000 in una stanza. Speriamo molto presto. Direi spero che è tutto. Mi mancano. Sì. Molto. Vai. Va bene, signori, grazie ancora a tutti, grazie anche a voi ascoltatori e ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 2.